prima parte si riferisce a una sorta di flashback di un personaggio centrale che attraversa questo spettacolo, che sarebbe Lucifero, che è visto come una metafora della ricreazione. E quindi è come se questo spettacolo fosse un suo sogno, un suo andare a ritroso verso l'origine del mondo della creazione, ecco. Quindi è molto forte anche l'idea di teatro, ecco. Spesso è più bello trovare persone che non hanno mai recitato, proprio perché hanno questa paura del palcoscenico, che per me è fondante, non per un problema di, evidentemente di sadismo, ma perché soltanto un atteggiamento di timore e di un'alienazione paradossale può suscitare quella emozione che è irripetibile tra le altre arti. Poi la terza parte è dedicata ad Abele e Caino, ed è una parte assolutamente lineare e quindi è riconoscibilissima la fabula proprio di questa vicenda esemplare, che vede Caino come il centro di quello che poi sarà, di quello che diventerà l'affranto tragico dell'uomo, ecco, quindi soprattutto lo sgomento di fronte alla morte e alla solitudine. Abbiamo capito che lavora anche con familiari questa volta. Com'è dover dirigere la propria famiglia sul palco? Ma evidentemente è l'impresa più difficile che ci possa essere. Ecco, è molto anche difficile, anche divertente poter saper conciliare appunto la figura del regista con quella di padre, per non dire che a volte è anche impossibile. Però ho fatto un lavoro con i bambini interessante, perché il lavoro è nato non esattamente su di loro, ma con loro. Questo pezzo tratta di formare, di creazione. Se lei fosse stato il Dio, avrebbe creato così il mondo? Beh, a me è capitato di lavorare nel teatro, quindi la mia condizione è quella miserabile, patetica, di essere un microscopico Dio, perché il mio problema è, precipitato nella polvere, quello di Dio, cioè quello di ricreare un mondo. Quindi io quello che posso immaginare è
lo possono vedere tutti. Tutti vedono come io potrei concepire il mondo. Naturalmente questo è incredibilmente ridicolo, ma è giusto che sia così. Ecco, chiunque si appresta all'arte si deve porre necessariamente, per una condizione ontologica, si pone nella condizione del ridicolo, e quindi ogni artista è profondamente ridicolo in questo senso, ecco, perché l'arte è una scimmia che cerca di rifare ciò che una volta per sempre è stato fatto. Io non ho idee rispetto alla creazione del mondo, come avrei potuto farlo, veramente sono povero in spirito in questo, non so cosa dire. Cioè,